Con il porta a porta Nocera Inferiore fa la differenza. A partire da gennaio 2016 il sistema di raccolta porta a porta sarà esteso a tutto il territorio nocerino. Il piano è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Torquato e dal presidente della Nocera Multiservizi, Ferdinando Argentino. In questi 40 giorni circa faremo il piano di comunicazione che diffonderà le notizie relative alle modalità di conferimento da parte dei cittadini, quindi tutti i cittadini di Nocera Inferiore sono chiamati a collaborare, visto le legittime recriminazioni che ci sono state nel corso di tanto tempo, di tanti anni, per l'avvio del sistema di raccolta per il porta a porta che non partiva. Finalmente l'amministrazione nostra completa questo processo che si era avviato nel 2010. Che ha conosciuto numerose fermate legate alle situazioni emergenziali nelle fasi commissariali, ad una vicenda ancora in corso. Mentre vi sto parlando, questa mattina è in discussione il reclamo sulla transazione SETA al Tribunale di Nocera Inferiore da parte del Comune di Cava dei Tirreni, il che vi dà la misura dei problemi per chi non lo sapesse o per chi li ignora. Noi finalmente partiamo con uno sforzo importante che richiede soprattutto un appello alla cittadinanza, perché la cittadinanza rispetti le regole di conferimento. L'obiettivo dell'amministrazione non è solo quello di far partire il porta a porta, che va ovviamente ad una funzione di incremento del materiale di raccolta differenziato, poi da portare a riduzione di prospettiva della tariffa e quindi per il costo per i cittadini, ma vogliamo avviare, dopo un periodo di sperimentazione di questo nuovo piano di raccolta differenziata, anche i criteri di premialità. Quindi partiremo con le buste differenziate per colore sulla base del tipo di materiale che ci si mette dentro, e partiremo con una differenziazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, per intenderci esercizi commerciali e attività industriali. Nella busta di un certo colore si raccoglierà l'organico, nella busta di un altro colore si raccoglierà l'indifferenziato e così di seguito per plastica e metalli, cartone e vetro. La cittadinanza, che giustamente tanto ha lamentato delle carenze su questo aspetto, adesso è chiamata a fare la sua parte, a rispettare scrupolosamente giorni ed ore del conferimento. Non ci si lamenti di tariffe elevate se poi i cittadini non differenziano. Se vogliamo pagare tutti di meno ed avere una città più pulita, dobbiamo fare tutti individualmente la nostra parte.